Buongiorno a tutti. In questa seconda parte della creazione di questa agenda capace di funzionare anche offline, vediamo come interfacciarci col meccanismo di autenticazione e autorizzazione delle API di Google e come recuperare le informazioni riguardanti quelli che sono i calendari dell'utente e mostrarli a video. Eravamo rimasti nella precedente puntata alla generazione di quelle che erano le informazioni necessarie ad avere poi l'accesso all'API del calendario. Sto parlando del client ID, che è quello che sto evidenziando in questo momento, e delle API key, che sono queste. La prima cosa che dobbiamo fare è quindi prendere queste informazioni e inserirle all'interno della nostra applicazione, perché poi ci verranno chieste durante la fase di interfacciamento con l'API di Google. Quindi andiamo nel file application.js, costruiamo un oggetto che possiamo utilizzare come contenitore delle informazioni di configurazione. Quindi client ID, andiamo a inserire il client ID che abbiamo appena generato e API key, andiamo a fare la stessa cosa con la chiave. Ok, una volta compiuti questi primi due passi, è bene memorizzare nello stesso oggetto anche un'informazione importante che ci verrà chiesta o dovremo comunque esporre fra poco e che riguarda lo scope, cioè che tipo di permessi vogliamo che la nostra applicazione chieda nei confronti dell'account dell'utente che la utilizzerà. Quindi cosa vogliamo, a che tipo di informazioni vogliamo accedere e quali sono fondamentalmente le autorizzazioni che devono esserci garantite per poter proseguire. Questo dato prende il nome di scope e per il calendario, come scritto all'interno della guida di Google per quanto riguarda la programmazione delle API del calendario, corrispondente a questa linea, quindi https://googleapi.com auth calendar. In questo caso non riserve accesso sia in lettura che scrittura, quindi andremo verso questo tipo di scope. Se avessimo invece avuto bisogno soltanto dell'accesso in lettura, avremmo potuto tranquillamente utilizzare la versione read-only dello stesso. Ok, quindi copiamo, andiamo a incollarlo all'interno dell'oggetto che stiamo predisponendo con tutte queste informazioni. Ok, e siamo pronti a proseguire. A questo punto abbiamo tutte le informazioni necessarie per costruire e poterci interfacciare con l'API di Google. Ora, la prima parte a livello di procedura che dobbiamo riuscire a gestire riguarda la tematica dell'autorizzazione, quindi per prima cosa questa applicazione che stiamo sviluppando dovrà, se l'utente non ha già dato il consenso a questa applicazione ad accedere ad alcune informazioni del proprio account, come appunto gli eventi del calendario, dovrà richiedere questo consenso. Per fare questo, dovremo prima appunto verificare lo stato della nostra applicazione nei confronti delle autorizzazioni verso l'account dell'utente, quindi dovremo andare a certificare e verificare questa cosa. Per fare questo, dovremo implementare una procedura di check dell'autorizzazione e, in caso negativo, diciamo richiesta di autorizzazione, che sicuramente possiamo andare a sviluppare all'interno di una nuova classe, o meglio, di un nuovo file JavaScript dedicato a questo compito e al compito del recupero delle informazioni. Ovviamente stiamo utilizzando Require.js, per cui abbiamo una struttura molto modulare e molto flessibile. All'interno del nostro application, all'interno del nostro online.js, abbiamo già fatto la richiesta dell'API, della libreria JavaScript per recuperare l'API di Google. E all'interno di questo spazio andremo a creare e poi ad inizializzare l'oggetto legato a
all'interrogazione del calendario che andremo a scrivere in questa prossima quarto d'ora, 20 minuti. Ok, quindi costruiamo un nuovo file, lo chiamiamo gcal, quindi new file, in questo caso. Ok. E all'interno di questo file definiamo quello che sarà una struttura, diciamo, che ricorda un po' il concetto di classe, anche se in JavaScript non c'è questo concetto implementato in modo così, diciamo, rigoroso, con appunto il compito che avrà il compito di gestire lo stato dell'autorizzazione e recuperare le informazioni dal calendario dell'utente. Per prima cosa, visto che stiamo utilizzando SQL.js, andiamo a definire quelle che saranno le dipendenze di questo degli effetti modulo. Andremo a utilizzare sicuramente jQuery, andremo a utilizzare la libreria JavaScript per connetterci alle Google API che abbiamo incluso nella lezione precedente, e andremo anche a utilizzare underscore.js, che è una libreria JavaScript molto, molto piccola, molto comoda. Ha dei metodi di utility che sono interessanti proprio per operare sulle collezioni, per andare ad esempio ad eseguire in modo molto facile funzioni di map o cose di questo tipo. Ok, all'interno di questi require, perfetto. All'interno di questi require andiamo a definire la diciamo nostra classe, anche se poi classe è un termine improprio, ma l'idea è quella. Ok, all'interno di questo metodo, che poi funzionerà come costruttore della nostra classe, andiamo ad impostare in due variabili. Ok. Ok, quindi andiamo a memorizzare le informazioni necessarie per la connessione all'API di Google, quindi il client ID e lo scope che abbiamo salvato precedentemente, e andiamo già a utilizzare un metodo che si chiama setAppKey, passando proprio all'oggetto che poi si interfaccerà con l'API di Google, l'API Key che abbiamo memorizzato precedentemente nel nostro hash di configurazione. Quindi, primo passo molto molto semplice: andiamo a salvare all'interno di questi oggetti, quindi client ID, lo scope, e direttamente nell'oggetto GAPI l'API Key che abbiamo precedentemente memorizzato nel nostro hash di configurazione. Dopodiché ci prepariamo una flag che settiamo inizialmente a true, e questo flag è comodo perché la procedura di autorizzazione di Google, quindi quella che poi andremo ad effettuare per capire se il nostro utente ci ha concesso o meno autorizzazioni sull'accesso al calendario, prevede proprio un flag di tipo in questo modo si chiama immediate, che fondamentalmente gestisce il modo in cui l'API effettua il controllo sull'autorizzazione. Quando immediate viene passato a true, come in questo caso, il controllo viene fatto, come il nome stesso ricorda, in modo immediato, quindi senza l'attivazione della finestra del box che poi vedremo che viene proposto all'utente per autorizzare o meno l'accesso ai suoi dati da parte della nostra applicazione. Se invece immediate viene messo a false, ovviamente questo box compare ed è quello che dovremmo fare nel caso riscontreremo l'assenza dell'autorizzazione, quindi la procedura che faremo sarà di questo tipo: eseguiamo un controllo
In caso il controllo è positivo, allora recuperiamo. Ok. In caso invece ci troviamo nella situazione in cui il controllo è negativo, quindi l'utente non ha dato il permesso perché è la prima volta che accedo perché non l'ha dato in precedenza, allora dobbiamo far comparire il pop-up nel quale andiamo a chiedere il permesso. Questo pop-up ovviamente risiede poi presso di Google e dovremo quindi modificare questo flag di immediate a false e richiamare ulteriormente il controllo che con questo flag a false farà comparire il pop-up. Ok, prima di proseguire, ci dobbiamo ricordare di chiamare una comoda funzione di underscore che non fa nient'altro che far sì che tutte le funzioni che poi dichiareremo all'interno di questa classe abbiano il this valorizzato come con lo stesso this che stiamo vedendo in questo momento. Questo perché il JavaScript si compone uno scoping, quindi valorizza il this sulla base della funzione. Quindi questo this è valorizzato sulla base della sulla singola funzione. E quando poi trattiamo con eventi JavaScript o tematiche che hanno a che fare l'interazione con il DOM, questo this può essere di volta in volta valorizzato in su oggetti diversi. Questa cosa per noi è scomoda perché ci farà molto comodo avere all'interno di this sempre tutte le informazioni relative all'istanza di questo oggetto, tra virgolette. Quindi utilizzando questa istruzione bind all this stiamo fondamentalmente dicendo, o meglio, stiamo richiamando un meccanismo che ci offre underscore che fa in modo che tutte le funzioni che definiremo da qui in poi all'interno di questo gcal, una volta richiamate, manterranno il this legato a quella che è a tutti gli effetti l'istanza di questa classe. Ok. Ok, con l'ultima istruzione che avete visto, quindi Windows timeout this checkout 1, andiamo a chiamare, quindi è un timeout fittizio sul quale andiamo a richiedere l'invocazione della funzione checkout che adesso scriveremo, che sarà diciamo la funzione con la responsabilità di effettuare il controllo sull'autorizzazione o meno. Quindi sul fatto che esista o meno un'autorizzazione per la mia applicazione nei confronti dei dati dell'utente a cui sto accedendo. Quindi che l'utente abbia già dato o meno questa autorizzazione. Ok, quindi scriviamo questa funzione. Questa funzione in realtà si compone di un'unica chiamata attraverso appunto le API del JavaScript API di Google. Quindi andiamo a chiamare il metodo authorize che richiede come parametri il client ID, quindi possiamo andare a recuperare il client ID che abbiamo realizzato precedentemente, richiede come parametri lo scope che abbiamo realizzato precedentemente e richiede come parametri quel flag che appunto spiega a questo metodo se deve, una volta diciamo accortosi dell'assenza dell'assenza dell'autorizzazione, se deve poi presentare il pop-up all'utente o se invece deve semplicemente diciamo fallire silenziosamente. L'ultimo parametro che dobbiamo passare a questa funzione L'ultimo parametro che dobbiamo passare a questa funzione è una funzione, ok, una funzione che deve essere invocata con il responso
Ok, rispetto all'autorizzazione dell'applicazione nei confronti dei dati dell'utente. Quindi questo metodo è un metodo asincrono, quando il metodo è completato invocherà la funzione che gli abbiamo passato come secondo parametro. Quindi ora dobbiamo scrivere quella funzione ok. Questa funzione verrà, diciamo, invocata con un oggetto, quindi passandole un oggetto come primo argomento, primo parametro, e all'interno di questo oggetto ci sarà il responso sull'autorizzazione o meno della nostra applicazione. Ok, quindi se ci troviamo nella situazione in cui result esiste e non ha errori, quindi possiamo tranquillamente dire che il nostro utente è autenticato. Okay. Se invece ci troviamo nella situazione in cui result non esiste oppure è presente la proprietà error all'interno di result, allora ci troviamo nella situazione in cui l'utente non è autenticato e dobbiamo quindi richiedere l'autenticazione di questo utente. Quindi nel caso in cui l'utente non è autenticato, cosa dovremmo fare? Dovremmo poi presentare all'utente un messaggio in cui diciamo all'utente: guarda che questa applicazione per funzionare necessita di una tua approvazione esplicita perché deve accedere alle informazioni del tuo calendario, e clicca su questo pulsante per andare su Google e concedere questa autorizzazione. Ok, bene. Prima di proseguire e testare quanto abbiamo fatto finora, dobbiamo tornare su application.js e aggiungere all'interno del require il require al file che abbiamo appena scritto e nella configurazione i rimandi a jQuery e underscore. Quindi torniamo su application.js, i rimandi alla nostra applicazione sono alle nostre librerie che ci servono, sono jQuery che punta alla versione che mi sono scaricato nella cartella vendor e gcal. E non dimentichiamo underscore. Quindi richiamo a jQuery, richiamo a async che utilizzavamo già prima, richiamo underscore e richiamo a gcal. Benissimo, dovremmo avere tutto, controlliamo, all'interno di gcal, jQuery, ok, perfetto. Dentro online, quindi all'interno del file nel quale dovremo poi effettuare l'invocazione di questo oggetto, dobbiamo modificare leggermente il nostro require set, perché in questo caso noi dovremo andare sicuramente a richiedere gcal, il quale poi provvederà a richiedere a sua volta jQuery e gapi, e completiamo il tutto utilizzando una funzionalità speciale di require.js, che fondamentalmente attende il completamento del caricamento del DOM prima di invocare il contenuto della funzione. Quindi in questo caso non stiamo richiedendo nulla in particolare, ma stiamo semplicemente forzando il caricamento della pagina prima di eseguire, del DOM della pagina prima di eseguire la funzione contenuto. Ovviamente qui avremo un oggetto che è gcal e quello che dovremo fare all'interno della nostra funzione è creare un'istanza dell'oggetto gcal passando al costruttore il file di configurazione. Bene, in ultimo ci siamo dimenticati di includere DOM ready, che è quel comportamento particolare tra i percorsi in modo che poi qua possa recuperare questo file, questo plugin che fa questa funzionalità aggiuntiva, e
siamo ora pronti per un primo test. Abbiamo quindi creato una semplice classe che istanzia una serie di, sì, istanzia una serie di variabili interne, setta le API key a quelle che gli vengono passate, valorizza un flag immediate che abbiamo capito serve fondamentalmente per capire se deve comparire o meno il pop-up di autenticazione, invoca il binding di tutte le funzioni che poi seguiranno a questa istanza, a questo this, dopodiché invoca la funzione checkout che controlla se l'applicazione è più o meno autorizzata ad accedere ai dati dell'utente e manda il responso, quindi in questo caso non facciamo nient'altro se non mandare il responso ad un'altra funzione che poi fa un alert che ci dice autenticato o non autenticato. Ok. Abbiamo poi inserito le necessarie dipendenze all'interno di require e abbiamo infine completato il require dell'online con l'istruzione di gcal, l'istruzione di domain che aspetta il caricamento della pagina. Prima di effettuare la prova e per tutto quello che sarà lo sviluppo di questa lezione, rimuoviamo temporaneamente il comportamento della cache. Questo perché vogliamo essere più veloci nelle operazioni di debug, di test, diciamo, avanzamento di questa nostra applicazione, in quanto la cache ci obbligherebbe ogni volta a svuotarla. Quindi temporaneamente rimuoviamo il comportamento offline, visto che stiamo sviluppando la parte online di questo applicativo, ovviamente con l'intenzione di reimplementarlo alla fine di questa iterazione. Per poi svuotare la cache che si era già accumulata nelle navigazioni precedenti, Chrome mette a disposizione un tool locato all'indirizzo Chrome App Cache Internals, che ci consente di avere fondamentalmente una vista su tutti quelli che sono i dati cacheati dal nostro browser ad oggi. Cliccando su Remove possiamo sincerarci appunto che questi dati siano rimossi. Ok, ora abbiamo quindi diciamo rimosso il comportamento dell'offline e all'interno della nostra classe abbiamo diciamo predisposto tutto per la gestione di quella che è la parte di autenticazione. Ok. Ancora una cosa, prima di effettuare la prova, aggiungiamo all'interno di gcal.js un'istruzione di return nel quale ritorniamo la nostra classe. Questo perché poi ovviamente dobbiamo poi recuperarla all'interno di online e utilizzarla, quindi è necessario che questo modulo ritorni la classe. Bene, fatto questo, eseguiamo, aggiorniamo la pagina e noteremo che correttamente riceviamo una, diciamo, notifica di mancata autenticazione. Ovviamente questo è dovuto al fatto che non ci è mai stato fornito nemmeno, diciamo, la possibilità di autenticarci come utente, perché in questo momento non abbiamo mai acceduto prima d'ora all'applicazione, per cui in questo caso noi dovremmo dare la possibilità all'utente di scegliere se garantire o meno i privilegi di accesso a questa applicazione al proprio calendario. Bene, quindi dobbiamo operare all'interno di gcal.js e più in particolare dobbiamo operare in questo momento principalmente all'interno della parte else, quindi all'interno di questo alert di non autenticato. Beh, la prima cosa che dobbiamo fare intuitiva è modificare il flag immediate a false. Questo perché vogliamo che la prossima invocazione che verrà fatta del checkout venga fatta proprio con la comparsa del pop-up, perché adesso ovviamente vogliamo che l'utente possa almeno avere la chance di darci questa autorizzazione. Ok. Per fare poi, una volta fatto questo, dobbiamo fare in modo che l'utente
sia, diciamo, venga notificato di questa, diciamo, necessità di darci l'autenticazione. Per fare questo, possiamo tranquillamente utilizzare una finestra modale, in quanto Bootstrap, che stiamo utilizzando per quella che sarà la grafica della nostra applicazione, già incorpora dei comodi comportamenti appunto legati alle finestre modali. Quindi, ipotizzando che la nostra finestra modale si chiami login, la costruiamo in un attimo. Invochiamo su login la finestra modale, così come specificato nell'API di Bootstrap, specificando alcuni parametri, ad esempio che non vogliamo che possa essere, diciamo, rimossa cliccando all'esterno della modale. E disattiviamo il supporto alla keyboard in modo da evitare che possa essere chiusa con la pressione del tasto ESC, ad esempio. Quindi modal backdrop false keyboard false. A questo punto, all'interno della modale, andiamo già ad impostare un event listener usando il one di jQuery, che fondamentalmente aggiunge l'evento una sola volta, quindi al click al primo click, questo listener verrà rimosso. Andiamo poi a specificare che la funzione che deve essere chiamata è nuovamente checkout. Quindi, quello che abbiamo fatto in questa poca riga di codice è abbiamo chiesto a Bootstrap di mostrare la modale. Una volta che la modale poi, diciamo, subisce un evento di tipo click, viene richiamata nuovamente la funzione di checkout, che questa volta però diciamo verrà richiamata con la proprietà immediate setata false, e quindi farà comparire la pop-up di richiesta dell'utente. Ora dobbiamo costruire la modale. Per costruire la modale, visto che in questo caso la grafica non è l'obiettivo principale di questo esercizio, di questo progetto, ci baseremo su una modale standard, così come spiegata nella documentazione di Bootstrap. Quindi, all'interno di index.html, definiamo la modale, che si compone di una classe contenitore, che avrà appunto l'ID, che poi utilizzeremo dall'altra parte per gestire la sua comparsa, un header, che qui potremmo andare a mettere un titolo, questo tipo, un corpo, utilizziamo del testo di colore per specificare che tipo di interazione richiesta all'utente. Ok, e in ultimo nel footer andiamo ad aggiungere il pulsante che scatenerà poi la chiamata alla funzione, che a sua volta scatenerà la comparsa del pop-up con la richiesta di autenticazione. Ok, perfetto. A questo punto
e dobbiamo semplicemente completare o diciamo aggiornare la configurazione della nostra applicazione aggiungendo la libreria JavaScript di Bootstrap che ci servirà per la comparsa della modale e specificando sempre nella nostra configurazione le dipendenze di questa libreria, in quanto questa libreria non è scritta, diciamo, in piena compatibilità con Require.js, quindi richiede che ci sia diciamo, un'ulteriore configurazione che vada a specificare che la libreria Bootstrap dipende, ha una dipendenza che è jQuery e esporta questo particolare oggetto. Ok. Una volta fatto questo, torniamo in online, ricordiamoci di aggiungere il supporto a Bootstrap, quindi più che il supporto, la dipendenza, quindi il fatto che sia richiesto che Bootstrap venga caricato all'interno dell'applicazione e verifichiamo se abbiamo completato correttamente questa fase del nostro esercizio. Ok, quindi quello che è successo è ci siamo trovati nella situazione, in questo caso, in cui l'autenticazione, l'autorizzazione ha dato esito negativo, come ci aspettavamo, ma abbiamo gestito l'assenza dell'autorizzazione invocando la modale, che come vedete è comparsa, e adesso al click della modale dovremmo poi, diciamo, dovrebbe esserci presentata la finestra di Google nella quale possiamo effettivamente poi dare questa autenticazione. Questa è la finestra in cui mi viene chiesto se il GDL Agenda può accedere e questa è la versione, diciamo, testuale dello scope che abbiamo specificato. Nel momento in cui io gli garantisco l'accesso, ok, l'applicazione, la nostra applicazione ovviamente ripercorre la funzione autoresponse che viene richiamata, però in questo caso ci troviamo nella condizione in cui result esiste e non ci sono errori, quindi veniamo, diciamo, premiati con un alert di tipo autenticato. Ok. Ovviamente se adesso aggiorniamo la pagina non vedremo più non ci verrà più presentato la modale di login, ma perché siamo già autenticati. Rimuovere l'autorizzazione che abbiamo appena dato anche proprio per tematiche di test, proprio per poter provare ulteriormente l'intero processo, possiamo spostarci all'interno della pagina del nostro account nella sezione Security, a fondo sezione abbiamo un Connected Application Insights, all'interno di questo possiamo trovare tutte le applicazioni alle quali abbiamo garantito l'accesso e ovviamente rimuoverlo. Quindi in questo caso andiamo a rimuovere l'autorizzazione a GDL Agenda e aggiornando nuovamente l'applicazione ci viene ripresentato la modale di login. Ok, con questa lezione è tutto. Siamo riusciti ad interfacciarci correttamente con il meccanismo di autorizzazione delle API di Google e quindi ad ottenere il permesso di accedere ad alcune informazioni dell'utente. Nella prossima puntata vedremo poi come leggere queste informazioni e presentarle a video grazie ad Angular.js. È tutto, alla prossima!